La mia pittura nasce da questo desiderio di voler esprimere in modo visivo alcune idee che avevo in testa e che ho sviluppato con anni di lettura e che mi hanno portato poi a voler appunto rappresentare queste idee, questi concetti in un modo mio, in un modo personale, e che fosse anche bello visivamente. Un paio di settimane fa ho fatto questa mostra a Roma, nella via della Pia Antica, dove ho esposto i miei quadri in una catacomba e che poi sono stati anche lo sfondo per una serata con la musica disco e gente che ballava, quindi è stata una bella esperienza, una mostra in connotazione moderna. L'arte per me è un modo di poter esprimere quello che ho dentro, quello che sento. E il fatto di poterlo fare attraverso figure inventate da me, colori inventati da me, è un modo ancora più personale di farlo. E in ogni quadro c'è del simbolismo, ci sono dettagli che danno un'idea di quello che sento, ma che non lo trasmettono completamente. E quindi è anche una sorta di indovinello che pongo a chi guarda i miei quadri. Il mio obiettivo futuro è quello di unire ancora di più due vari tipi di arte. Uno è questo che ho sviluppato io da zero, che ho inventato, mentre l'altro è quello più realistico, in cui quindi rappresento le figure nel modo più verosimile possibile. E appunto il mio obiettivo sarebbe quello di mischiare ancora di più i due generi, creare qualcosa di nuovo che possa lasciare da un lato la figura del realismo, ma che la trasmetta invece in ambientazioni surrealistiche, colorate e personali.